Giacomo Leopardi nasce a Recanati il 29 giugno 1798, pochi mesi dopo l'occupazione della città da parte delle truppe di Napoleone. Lo stesso anno in Germania, Friedrich Schlegel usa per la prima volta la parola romanticismo. Suo padre, il conte Monaldo Leopardi, è un nobile intellettuale di idee conservatrici. La madre, Adelaide Antici, è una donna fredda e pratica che dirige e gestisce gli affari domestici. Giacomo è eccezionalmente precoce. Impara il greco, il latino, l'ebraico. Studia filologia, traduce Omero, Orazio, Virgilio. A 15 anni compone una storia dell'astronomia e a 17 il saggio sopra gli errori popolari degli antichi. Conduce nella biblioteca paterna quelli che definisce anni di studio matto e disperatissimo. Tra il 1815 e il 1816 legge i moderni Foscolo e Goethe. Entra in contatto con Pietro Giordani, intellettuale classicista di idee laiche e di riconosciuta fama. Il clima opprimente della casa natale inizia a farsi insopportabile. Nel 1819 tenta di fuggire da casa, ma viene scoperto e bloccato dal padre. Lo stesso anno scrive L'Infinito. Nel 1822 ottiene il permesso di recarsi a Roma. Un anno più tardi dà il via alla stesura delle sue operette morali. È iniziata la sua esplorazione dell'acerbo vero. 1827, Alessandro Manzoni pubblica la prima edizione dei Promessi Sposi. Durante un soggiorno a Pisa, Leopardi compone A Silvia. 1830, accetta di trasferirsi a Firenze. Stringe amicizia con l'esule napoletano Antonio Ranieri. Partecipa al dibattito culturale da posizioni fortemente polemiche nei confronti della fiducia nel progresso degli intellettuali liberali. La delusione provocata dall'amore per Fanny Targioni Tozzetti gli ispira i canti del ciclo di Aspasia. Nel 1833 si trasferisce a Napoli con l'amico Ranieri. Vi muore il 14 giugno dell'anno 1837. Chi sei? Che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita? Sono un povero islandese che va fuggendo la natura. Io sono quella che tu fuggi. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi offendo, in qualunque modo e con qualsiasi sia mezzo, io non me ne avveggo, se non rarissime volte, come ordinatamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvederei. Oggi vorremmo raccontarvi una storia, fatta di sogni, di illusioni, d'amore. È una storia crudele, di un risveglio, che va dall'infanzia alle sue favole fino alla nuda verità. Non è la storia di un poeta, no. Il poeta è chi ce l'ha svelata. Questa storia è più ampia. Ascoltiamola, perché riguarda tutti noi. Leopardi è stato il più grande scrittore italiano moderno, forse proprio perché è stato il più grande scrittore italiano antimoderno, cioè lo scrittore che con più forza, precocità, genio ha visto i caratteri della nascente modernità anche nei loro aspetti negativi. Un genio eversivo e profetico che ha saputo trasformare la propria condizione di emarginazione, di sofferenza, nel segno di una eroica e eversiva grandezza. Potersi disfare di Leopardi, dimenticarsi completamente di lui e di lui leggerne soltanto l'opera come se fosse piovuta dal cielo. Ecco, forse per lui
sarebbe un sollievo. Dimenticare l'immagine facile, il poeta tristissimo dalla vita tristissima, dimenticarsi del dolore, della sfortuna, dei suoi mali, di tutti quei dati banali, biografici che ormai conoscono un po' tutti e che ci imbrogliano, ci illudono. Leopardi, grande pessimista, solo per colpa della sua storia privata. Falso, perché Giacomo Leopardi è un uomo, come tutti. E la vita di Giacomo Leopardi, in quanto tale, non conta nulla. Ogni uomo, sia triste o felice, è identico a Giacomo Leopardi. Capirlo è il regalo più giusto che potremmo mai fargli. Oggi Leopardi è considerato un gigante, eppure qualcosa ci accomuna chi, durante la sua vita, considerava i suoi versi come qualcosa per pochi, troppo, troppo pessimistici per l'Ottocento del progresso, dei grandi ideali e degli eroi. Nel 1833, il grande lessicografo Niccolò Tommaseo di Giacomo Leopardi dice: l'uomo che ha il genio in fondo alla gomma. Meglio accusare le disgrazie, meglio pensare che la sua filosofia non ci riguardi. Che c'entrano le persone sane con tutta la sua disperazione? Ecco, lui, questa, la chiamava viltà. Quali che siano i miei mali, ho avuto abbastanza coraggio per non cercare di diminuirne il peso, né con frivole speranze di una pretesa felicità futura e sconosciuta, né con una vile rassegnazione. È stato in conseguenza di questo stesso coraggio che, essendo condotto dalle mie ricerche ad una filosofia disperante, io non ho esitato ad abbracciarla tutta intera, mentre d'altro lato è stato solo per effetto della viltà degli uomini, che hanno bisogno di essere persuasi del merito dell'esistenza, che si è voluto considerare le mie opinioni filosofiche come il risultato delle mie sofferenze personali e che ci si ostini ad attribuire alle mie circostanze materiali ciò che non si deve che al mio intelletto. Prima di morire, voglio protestare contro questa invenzione della debolezza e della volgarità e pregare ai miei lettori di impegnarsi a distruggere le mie osservazioni e i miei ragionamenti piuttosto che accusare le mie malattie. Questa non è una storia per pochi, questa è una storia universale, la storia di un ragazzo che, come molti, ha conosciuto la felicità. Eraldo Affinati, scrittore insegnante di lettere, è un peregrin d'amore, come recita il titolo di un suo libro celebre, un nostro compagno di viaggio che, come noi, ha girato l'Italia sulle orme dei grandi, tra gli altri su quelle di Leopardi. Eraldo, tu insegni alla Penny Wharton, sì. No? Il nome di Silvio D'Arzo, uno scrittore misconosciuto, ma insegni italiano a ragazzi che arrivano da tutto il mondo, sì. Rifugiati politici, magrebini, afghani, ecco. Cosa succede quando insegni Giacomo Leopardi? Beh, succede che per esempio Kalik, che arriva magari dall'Afghanistan, tu gli leggi il canto del pastore errante dell'Asia e lo capisce forse meglio del suo coetaneo Mario o Marco, perché lui ha fatto lo stesso percorso, in qualche modo è stato in quelle pianure sterminate, ha parlato forse alla luna così come Leopardi lo aveva immaginato. Quindi si capisce, insegnando a questi ragazzi che vengono da tutto il mondo, la dimensione universale di Giacomo Leopardi. Per cui lui era in grado di raccontarci l'amore, quindi sentimenti universali che non hanno bisogno di timbro sul passaporto. E lo vedo tutti i giorni, diciamo, anche facendo leggere a voce alta i grandi idilli leopardiani a questi ragazzi che con la loro stessa pronuncia, magari un po' esotica, magari storpiando le parole, possono arricchire anche noi italiani nella lettura di questi nostri grandi classici. Lettera scritta a 12 anni a Recanati, alla signora Marchesa Roberti e a suoi figli, lettera nella quale il conte Giacomo Leopardi finge di essere la Befana. Carissima signora, ho pensato di fermarmi un momento per fare la piscia nel vostro portone e vi mando certe bagatelle per cotesti figliuoli, ma ditegli che se sentirò cattive relazioni di loro, quest'altr'anno li porterò un po' di merda. Trattate bene cotesti signori, con pasticci, crostate, cialde,
cialdoni, e non siate stitica, e non vi fate pregare, e state allegri, ghiotti, indiscreti, somari e scrocconi, dal primo fino all'ultimo. Firmato la Befana. Quando Leopardi vi nacque il 29 giugno del 1698, Recanati doveva aver assunto già un aspetto molto simile a quello di oggi. Era già entrata nella sua fase di nobile decadenza, appena toccata dai fermenti innovatori del tardo Settecento e dell'età napoleonica. In questo piccolo sperduto borgo dello Stato Pontificio non si avvertiva quasi l'eco della civiltà borghese crescente. Il costume, la vita, i rapporti tra i ceti sociali, la cultura erano rimasti ancorati ai modi di una società semifeudale, di una letteratura arcadica e accademica, di un costume patriarcale. Questo padre Monaldo, appunto un nobiluccio reazionario che ha fatto degli investimenti sbagliati in gioventù e che ora quindi si fa amministrare il patrimonio da Adelaide Antici, che la tradizione vuole bigotta e anaffettiva. Monaldo però nel frattempo ha messo assieme una grande biblioteca in cui tiene anche i libri dei suoi avversari, gli illuministi, ed è in questa biblioteca che Giacomo si forma negli anni di studio matto e disperatissimo. Forse il ritratto migliore di Giacomo bambino ce lo dà lui stesso in versi che lui ha scritto nel 1810, in cui parla, 12 anni quindi, di un tenero, amabile augelletto che vive entro dipinta gabbia tra l'ozio e il diletto. Eppure quando trova la porta della gabbia aperta non ha esitazioni e sceglie la libertà. Immaginate un palazzo al centro di un paese in cui non c'è nulla. E nel palazzo immaginate una biblioteca, la più fornita che si possa desiderare. Immaginate un bambino che abbia voglia di sognare e che si getti in quelle pagine per conoscere il mondo. Un ultimo sforzo. Immaginate un papà che lo ama incredibilmente. L'immagine più comune di Monaldo Leopardi è quella di un nobile da commedia goldoniana che controlla, opprime e dall'altra parte però anche accudisce amorevolmente. Un uomo per bene, Monaldo Leopardi. Un uomo devoto, impegnato, sincero. Governatore, ex consigliere, gonfaloniere a Recanati. Ridusse le tasse e costruì ospedali. Creò piantagioni e introdusse i lampioni. Fu lui il primo a rendere il vaccino antivaioloso obbligatorio e gratuito in tutto lo Stato Pontificio. Monaldo Leopardi, uomo di lettere, collezionò 20.000 volumi che poi donò all'intera città. Ma come succede che all'improvviso si diventi cattivi della storia? A volte per troppa passione. Il mio amatissimo Giacomo nacque Alli, 29 di giugno del 1798. Da bambino fu docilissimo, amabilissimo, ma sempre di una fantasia tanto calda, apprensiva e vivace che molte volte ebbi gravi timori di vederlo trascendere fuori di mente. Sono così stordito dal niente che mi circonda. Se in questo momento impazzissi, io credo che la mia pazzia sarebbe di sedere sempre con gli occhi attoniti, con la bocca aperta, con le mani tra le ginocchia. Non vedo più divario tra la morte e questa mia vita. È un niente anche la mia disperazione. Penammo molto per la sua mente. Una volta, all'età di circa 14 anni, temeva di camminare per non mettere il piede sopra la croce della congiunzione dei mattoni. Mio signor padre,
Più facilmente potrò essere felice mendicando che in mezzo agli agi di questo luogo. Odio la vile prudenza che ci agghiaccia e lega e rende incapaci d'ogni grande azione, come animali che attendono tranquillamente alla conservazione. Nel rapporto tra Monaldo e Giacomo c'è un groviglio quasi inestricabile di amore, odio, perfino forse di competizione. Bisogna considerare che Monaldo dà a Giacomo anche l'amore che non gli dà la madre, è un amore, quello di Monaldo, quasi materno, quindi Monaldo tenta di tenere Giacomo a Recanati il più possibile, di non fargli vedere il mondo finché può, ma dall'altra parte gli dà una grande sicurezza nello studiare, e non solo nello studiare, perché le testimonianze ci dicono che a volte basta un suggerimento del padre per scuotere il suo geniale figlio dall'ipocondria. In fondo qui si parla d'amore. Monaldo ama Giacomo, capisce che il figlio è eccezionale, lo costringe a studiare per renderlo grande. E lo protegge, lo rinchiude. Il ragazzo è malato, che cosa abbia non si sa. Probabilmente tubercolosi ossea, problemi alla schiena, alla vista, ai polmoni. Monaldo vuole soltanto il suo bene. E Giacomo? Sogna la libertà, sogna di crescere, senza sapere che in quei sogni, nei sogni di un adolescente, sta l'ultimo pezzo di felicità, perché il vero presto tardi arriva, e il vero è tutta un'altra cosa. Io tengo afferrati con ambe le mani questi ultimi avanzi e queste ombre di quel benedetto e beato tempo dove io sperava e sognava la felicità, e sperando e sognando la godeva, ed è passato, né tornerà mai più, certo mai più, vedendo con eccessivo terrore che insieme con la fanciullezza è finito il mondo e la vita per me e per tutti quelli che pensano e sentono, sicché non vivono fino alla morte se non quei molti che restano fanciulli per tutta la vita. Dopo gli anni di studio matto e disperatissimo, verso il 1816-17, anche passando da alcune traduzioni già poetiche di classici, Omero, Virgilio e altri, Leopardi comincia a diventare, da prodigio di erudizione, a vero e proprio poeta. Dal 17 ha una corrispondenza con un grande intellettuale laico e classicista come Pietro Giordani, che poi nel 1818 viene a Recanati a trovarlo e per la prima volta porta Giacomo fuori dai confini del paese senza la tutela familiare. Probabilmente Giordani avrà una parte anche nel distacco progressivo di Leopardi, esplicito dal mondo cattolico recanatese. Monaldo dirà: Giordani ha rubato il cuore di mio figlio. Giacomo passa da uno stadio legato all'immaginazione, alla fantasia, come lo stadio delle favole antiche, ha uno stadio invece connotato dal vero e dalla ragione, è la cosiddetta conversione filosofica. È come se tutto d'un tratto quello che era il puer, il fanciullo, si fosse trovato un senex. È in questa fase che Leopardi elabora una teoria fondamentale per capire il suo spirito e la sua scrittura. Che cos'è il bello? Che cos'è il piacevole? Che cosa possiamo definire poetico? Dallo Zibaldone, appunti di scrittura. Le parole lontano, antico e simili sono poeticissime e piacevoli, perché destano idee vaste e indefinite. È piacevole un canto udito da lungi, una fabbrica, una torre che paia innalzarsi all'orizzonte. Il passato, a ricordarsene, è più bello del presente, come il futuro a immaginarlo. Perché? Perché il vero, tutto il vero, è brutto. Leopardi ha 20 anni, eppure in quel libro indefinibile, fatto di note e di riflessioni filosofiche, che lui chiama Lo Zibaldone,
sembra essersi già fatto un'idea della vita. La vita è uno scontro tra realtà e illusione. L'uomo ha un desiderio illimitato, ha bisogno di soddisfazioni illimitate, così come illimitato il suo amor proprio, mentre invece gli oggetti che possono soddisfarlo, gli oggetti che possono dargli piacere e felicità, sono sempre limitati nel numero, nella misura e nella durata. Quindi il momento migliore della vita umana è o il momento in cui si spera in un piacere prossimo, potremmo dire il sabato del villaggio, o in cui cessa un dolore, quindi la quiete dopo la tempesta, oppure è il momento in cui non conosciamo abbastanza il mondo, questi oggetti, non abbiamo scienza delle cose, perché la conoscenza che abbiamo delle cose le deprime sempre, e tutto ci sta davanti vago e indefinito. E il momento in cui noi vediamo il mondo vago, indefinito e quindi più pieno di possibilità è appunto l'infanzia, il momento della grande immaginazione. Il mondo è sempre, comunque, per tutti, quello che ormai, per il giovane Giacomo Leopardi, è diventata Recanati. Una prigione. Fuggire. Ma come? Con i sogni, oppure con tutti quegli oggetti, quei suoni, quelle immagini poetiche che non sono infinite, ma che ci danno l'illusione di esserlo. L'eco, la luna, il ricordo. Ecco, questa è la poesia. Un imbroglio dolcissimo. C'è questa tensione all'indefinito, perché la felicità può essere solo indefinita, cioè può soltanto essere immaginata, attesa, sperata, ma mai raggiunta, perché la felicità raggiunta non è mai infinita. Prima delle teorie di Freud, Leopardi è arrivato a un'intuizione essenziale. L'infanzia è la fase cruciale dell'uomo. L'infanzia è l'unico momento in cui i nostri sogni non si erano ancora scontrati col vero. Dallo Zibaldone a punti filosofici. Le sensazioni indefinite che noi proviamo dopo la fanciullezza e nel resto della vita non sono altro che una rimembranza della fanciullezza. Si riferiscono a lei, dipendono e derivano da lei, sono come un influsso e una conseguenza di lei. In questo modo si instaura quello che potremmo chiamare l'aspetto positivo del rapporto fra i Leopardi e Recanati, per cui gli oggetti, le cose, le persone dell'ambiente circostante, le vaghe stelle dell'orsa, la luna nel cielo, nella notte dolce e chiara, diventano come dei simboli di quel mito dell'infanzia felice, che è felice solo in quanto è vista e filtrata attraverso una lunga e lenta memoria. La ricordanza è il rovescio della speranza. Le ricordanze è il titolo di una grande poesia di Leopardi scritta a fine anni 20, quando torna alla lirica dopo il periodo della prosa, dell'acerbo vero e della perdita delle illusioni. La bellezza di questi canti, dei canti pisano-recanatesi, sta nel fatto che c'è un grande senso di pessimismo, di morte, no? di fine di qualunque speranza, e nello stesso tempo c'è la dolcezza del ricordo. Che strano animale infelice che è l'uomo, un essere fermo nei suoi limiti, che vuole solo l'infinito. E se la realtà non può donarglielo, allora non resta che continuare a sognare. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva, e il suon di lei,
così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. La siepe della poesia all'infinito è la siepe che, delimitando il paesaggio, ci impedisce di avere conoscenza di ciò che c'è al di là, realistica conoscenza, e siccome la conoscenza realistica sempre deprime, sempre immeschinisce le cose, ci permette invece di immaginare qualcosa di vago e di indefinito. Questo impedimento fa esplodere l'immaginazione, la fantasia. E questa fantasia accede a che cosa? Accede prima a un'immensità spaziale e poi, con lo stormire del vento fra le fronde, a un'immensità temporale. È quasi il massimo che l'uomo possa avere, perché l'uomo non può avere l'infinito, che forse non c'è, o forse può avere qualcosa di simile all'infinito solo naufragando, solo annullando il proprio io, come nel finale del celebre idillio. Un punto sfugge a Leopardi. Se l'uomo è infelice, di chi è la colpa? È una domanda cruciale che continuerà a porsi per tutta la vita. La colpa, forse, è dei tempi che corrono. Giacomo ha letto la letteratura antica, ha letto di un mondo in cui l'uomo viveva a contatto con miti, favole. Forse il problema adesso è questo: abbiamo perso la dimensione del mito. Ma no, non può essere. Gli antichi potevano essere anche più illusi. Lo scontro comunque è sempre lo stesso, tra realtà e fantasia. E perciò? Fato, destino, il mondo esterno, ecco chi è il vero nemico, ecco dov'è la radice del male. Lei no, lei non può essere colpevole, lei, la natura, è una madre amorevole. Ci ha dato una mente per sentirci infiniti. Il mondo esterno è limitato e perciò allora ci ha fatto un regalo. Le illusioni, gli inganni, per rimediare alla realtà. Grazie, grazie davvero, generosa natura. Leopardi è il poeta del dolore? O forse la questione è più sottile? Tentativo di esaurimento delle ricette registrate dal conte Giacomo Leopardi sui suoi diari personali. Fiori di zucca fritti, bignè di patate, polpettone, cacio cotto, budini, frittelle di borragine, di pere, di mele, gnocchi di patate, polenta e semolino, tortellini di magro, maccheroni, tagliolini, cappellini al burro. Leopardi non canta davvero il dolore, canta l'amore insoddisfatto, canta il piacere inappagato dei sognatori, dei golosi. Leopardi non canta la tristezza, Leopardi canta il desiderio, quello di chi ama troppo la vita e ne ha affamato come pochi. Leopardi, sempre immaginando il rapporto con gli studenti, era un ragazzo, un uomo, un poeta affamato di vita e che quindi proprio in nome di questa fame di vita sviluppa il suo pessimismo? Direi proprio di sì, perché intanto dobbiamo dire che se non avesse conosciuto la felicità non avrebbe potuto evocarla in modo così forte. Pensiamo a Silvia, pensiamo anche in fondo a tutti i grandi canti suoi, no? E quindi bisogna uscire un po' anche da questo schema del pessimismo per dire che in fondo Leopardi vuole intensificare la nostra esistenza, vuole, come dire, rafforzare la vita, e questa è la missione della grande letteratura. Quindi dobbiamo uscire dalla bacheca, dobbiamo uscire dalla biblioteca, dobbiamo uscire dalla polvere dei libri e portare questo motore propulsivo, come avrebbe detto Walter Binney, che io mi sono laureato con lui, il più grande leopardiano in fondo del Novecento, se lo vogliamo dire, e farlo vivere. Ecco, la protesta leopardiana, diceva Binney, significa anche questo, fare in modo di uscire dalla letteratura in senso, diciamo, chiuso e portarlo nella vita degli uomini, delle persone. Leopardi per ora è una specie di mistico, una sorta di antico manicheo. Esiste il bene ed esiste anche il male. L'uomo è infelice, ma si può rimediare. Ecco, questa certezza è destinata a svanire. Qualcosa sta succedendo nel giovane Giacomo. Semplicemente, a 24 anni, Leopardi smette di sognare il mondo. Viaggia, si sposta e da quel punto cambia tutto.
Tutto è male. Che ciascuna cosa esista è un male. Ciascuna cosa esiste per fin di male. L'esistenza è un male. È ordinata al male. Il fine dell'universo è il male. L'ordine e lo stato, le leggi, l'andamento naturale dell'universo non sono altro che male, né diretti ad altro che al male. Non v'è altro bene che il non essere. L'esistenza è un'imperfezione, un'irregolarità, una mostruosità. Leopardi è un prigioniero che desidera la fuga, ma ha bisogno anche di reclusione. Nel novembre 22 finalmente ha il permesso dal padre di andare a Roma dagli zii Antici. Ma l'ambiente culturale di Roma è una grande delusione, perché lo trova arido, solo dedito all'antiquaria, all'archeologia, superficiale, misero. Riuscirà a andare nel 25 a Bologna, a Milano, nel 27 di nuovo a Bologna e a Firenze. Ma anche a Firenze non si troverà bene, appagato. Perché? Per una malattia agli occhi che gli impedisce anche di uscire di giorno e vedere le bellezze della città. Solo a Pisa riuscirà a risorgere alla vita e alla poesia. Forse non è Recanati l'inferno. Forse non è la sua vita il problema. Ovunque vada, Leopardi è infelice. Ovunque vada, gli uomini gli sembrano preda delle stesse illusioni. Lascia provvisoriamente la lirica e comincia a scrivere le prose dell'acerbo vero delle operette morali. È quel passaggio che nei manuali viene descritto di solito come passaggio dal pessimismo storico, quindi da l'opposizione che il giovane Leopardi faceva tra una meschina realtà moderna e un'antichità o una situazione primitiva o mitica di grandi sentimenti e magnanime azioni, ha invece un pessimismo cosmico, cioè un pessimismo totale in cui non ci sono più epoche d'oro e la condizione dell'uomo è sempre stata, è e sempre sarà una condizione di male irredimibile. Romanticismo, classicismo, politica, l'intellettuale è chiamato ad esprimersi. Tutto è progresso, tutto è in cammino. Leopardi, in tutto questo, è solo. Non può seguire le mode, non può votarsi a un ideale. La vita dell'uomo, lo ha capito, non cambia. Leopardi ha il vantaggio e lo svantaggio di nascere e di crescere in una piccola nobiltà paesana e pontificia. Si forma con una cultura ancora settecentesca ed arcadica, arretrata, ma quando per la sua statura individuale poi supera le angustie di questa cultura, è proprio questo retroterra che gli permette di vedere meglio di altri le velleità invece della cultura nascente, moderna, borghese, e di vedere in particolare appunto quanto ideologicamente corrivo sia il culto del progresso. Tristano Leopardi finge di ritrattare il pessimismo delle operette morali, ma in realtà polemizza e ironizza col proprio tempo, che è un tempo che crede che la storia deve andare sempre meglio, che l'umanità sia sempre in evoluzione, che il secolo futuro sia sempre meglio dei secoli precedenti. Mentre invece il secolo attuale, dice Tristano, è un secolo arido, è un secolo che manca di poesia, non solo, ma è un secolo che vorrebbe cercare l'utile nella poesia. Nell'Ottocento, che si interroga su come migliorare la condizione dell'uomo, Leopardi è un disilluso. Non è la sua epoca a essere triste, è l'universo, è la stessa esistenza, quella del ricco, quella del povero, entrambi illusi e traditi dal vero. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto. Allor che all'opre femminili intenta sedevi
assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno. Oh natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Tu pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. È un componimento di ricordo, di rimembranza, molto cara a Leopardi, degli anni recanatesi in cui Giacomo e Silvia, questa ragazza Teresa Fattorini, morta giovanissima di tisi a 21 anni, e guardavano al futuro pieni di speranze, pieni di promesse. Ma queste speranze, queste promesse sono state frustrate perché Silvia è morta senza conoscere l'amore e Giacomo non ha vissuto la sua giovinezza. E chi è la colpevole di tutto questo? È la natura matrigna, questa natura che è impassibile, fredda, che illude e poi delude, che non dà risposte agli uomini perché risposte non ce ne sono. Semplice in fondo. La natura ci ha regalato le illusioni per rimediare all'insoddisfazione? Ma chi ci ha fatto insoddisfatti? Ma chi ci ha resi limitati, condannati, infelici? E quelle stesse fantasie, quelle stesse illusioni, davvero sono un bel regalo? O non sono forse un imbroglio colossale? Madre natura è indifferente, madre natura probabilmente è nemica. Questo è quel mondo, questi diletti, l'amor, l'opere, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa la sorte dell'umane genti. All'apparire del vero, tu, misera, cadesti, e con la mano, la fredda morte, ed una tomba ignuda, mostravi di lontano. Categoria scolastica classica. Leopardi, pessimista cosmico, cioè schopenhaueriano senza aver potuto ovviamente leggere Schopenhauer. Ecco. Dobbiamo uscire da questo schema. È chiaro, ripeto, che c'è questa maschera, no? Io dico anche questa maschera monaldesca, pensando al padre di Leopardi, che lui ha cercato anche di strapparsi in fondo, con fatica, con forza, diciamo, dal volto. Dobbiamo però cercare di attualizzarlo, Leopardi. Ecco, e tutti diciamo, gli insegnanti in Italia cercano di realizzare questa operazione. Se tu riesci a fare questo, a renderlo vivo, attuale, a portarlo nella vita di un giovane di oggi, nell'adolescente di oggi, allora ce la puoi fare, perché in fondo Leopardi è anche il poeta dell'adolescenza, no? Quindi ancora oggi possiamo leggerlo in questo modo. Giovanissimo, bellissimo, hai tante della persona, con quell'ardor giovanile dell'animo che tanto piace al bel sesso. Antonio Ranieri, secondo il biografo Franco Ridella. Gobbo, davanti e di dietro. Esile, pallido, occhio celeste, delicato, capelli finissimi, deforme, gentile. Leopardi, secondo il dottor Giacomo Cioni, un testimone che lo incontrò a Pisa. La coppia che si forma a Firenze a partire dal 1830 non potrebbe essere più improbabile, tormentata, contraddittoria. Eppure Ranieri incontra Leopardi e da quel momento non lo lascia più. Gli anni fiorentini sono anni intensi, anche vitali. Appunto, c'è il sodalizio con Antonio Ranieri, che è l'alter ego di Giacomo, vitale, allegro, amante delle donne, e c'è l'amore per Fannita Argione Tozzetti, che è un amore deluso, che è un amore non realizzato, però è una passione concreta per una donna viva, reale, e espirerà il potente ciclo di Aspasia. Chi è il forte e chi è il debole? Lo stesso poeta che esaltava le favole ora ha deciso di andare fino in fondo, affrontare il vero, andargli incontro a viso aperto. Abbandonare le menzogne, spiegare e cantare qual è la realtà, persino a costo di apparire sgradevole. Un eroe solo in un secolo illuso.
La filosofia disperante di Leopardi, cioè la filosofia che ha abdicato alla speme, alle speranze di Giacomo e Silvia, non comporta però un vittimismo rassegnato, anzi tutto il contrario, anzi contro proprio la filosofia ottimistica e progressista degli amici di Toscana, degli intellettuali del Bessè, Leopardi propugna il proprio atteggiamento eroico, titanico, di chi sa, contrariamente agli altri uomini che per viltà hanno bisogno per sopravvivere comunque di una fede sia laica sia religiosa, e invece lui sa affrontare la vita e anche la morte senza veli, senza illusioni, senza speranze. Leopardi ha acquistato una lucidità nuova, non ha più un dubbio, è fermissimo e calmo. Ha piena coscienza del proprio valore, partecipa per poco al dibattito culturale, attacca gli intellettuali e le loro idee di progresso. Ormai li conosce i meccanismi segreti e osserva dall'alto, compatisce ed deride la vita più sana che conducono gli altri. Leopardi è un gigante che urla il suo no. Or poserai per sempre, stanco mio cor, per l'inganno estremo che eterno io mi credei, perì. Ben sento in noi di cari inganni, non che la speme, il desiderio è spento. Posa per sempre, assai palpitasti, non val cosa nessuna i moti tuoi, né di sospiri è degna la terra, amaro e noia la vita, altro mai nulla, e fango il mondo. T'acqueta ormai, dispera l'ultima volta. Al gener nostro il fato non donò che il morire. Ormai disprezza te, la natura, il brutto poter che ascoso a comun danno impera e l'infinita vanità del tutto. I versi di A se stesso sono ispirati dalla grande delusione d'amore per Fanny Targioni Tozzetti e sono versi aspri ma di grandissima energia spirituale e rappresentano una vera e propria rivoluzione formale all'interno della lirica leopardiana. Perché? Perché è un linguaggio nudo, appunto, aspro, dei periodi molto brevi, paratattici, con delle frasi lapidarie, degli assiomi, delle verità apodittiche, insomma tutto il contrario del linguaggio idillico. Nei canti degli ultimi anni, degli anni 30, si ha l'impressione che la poesia, la musica della poesia sia appena un velo sospeso sopra uno spoglio scheletro di pensiero. Ciò che combatte non è tanto la rassegnazione quanto il tentativo di costruirsi dei risarcimenti ideologici al male della vita, cioè il tentativo di l'antica viltà, dice, di giustificare le sventure con la trovata di una provvidenza che, se non è teologica, è modernamente storica. Il suo è l'eroismo, non più titanico come quello della giovinezza, ma molto più difficile, di chi vuole guardare in faccia lo squallore di questa vita senza far tornare i conti che non tornano. Dalle memorie di Antonio Ranieri. Leopardi cantava, desiderava la morte nelle sue altissime poesie, ma non di meno, nella pratica del vivere era il più apprensivo, il più eccessivo degli uomini. Aveva l'inesplicabile desiderio di andar fuori da solo e non voleva mai allontanarsi da Napoli. Disporre le cose, sradicarmi di qua al più presto. Io partirò per Recanati. Fuggire. Fuggire da questi lazzaroni e pulcinelli, nobili e plebei, tutti ladri e bifolchi, degnissimi di spagnuoli e di forche. Napoli in fondo l'attraeva, come la stella attrae il pianeta. Tu hai studiato molto anche i grandi della letteratura italiana attraverso i loro luoghi, facendo proprio un vero e proprio viaggio in Italia nei luoghi richiamati dagli autori. Possiamo parlare, allora proviamo a fare questo esperimento, cioè a definire
in maniera molto sintetica, veloce, ma quasi una fotografia, alcuni luoghi leopardiani, cioè recanati. Tutta la vita di Leopardi si snoda attraverso una serie di città italiane, appunto da Firenze a Pisa, pensiamo Pisa, l'apertura dei grandi digli, però poi è Napoli la città fondamentale. Napoli, l'ultima città, l'ultimo porto del poeta che non sa trovar pace o loco. Napoli è vita concentrata, quella che Giacomo da sempre non ha capito se ama troppo o detesta. Leopardi, finalmente a Napoli, sembra sentirsi quasi a casa. Ma è Napoli a farlo sentire così? Oppure ha capito che il suo viaggio sta per finire? La Ginestra, questo canto dell'ultimo Leopardi, è stato al centro di discussioni secolari perché ci dà un messaggio che non troviamo altrove, quello di una social catena, di una fratellanza umana da costituire contro la natura matrigna e malvagia. In realtà il centro del canto forse non è lì, ma è nel richiamo, richiamo attuato tramite una sintassi spezzata, un canto oratorio difficile, anche straziatamente dolce quando evoca il Golfo di Napoli, è il richiamo ai valori dell'illuminismo settecentesco contro quell'oscurantismo ideologico, spiritualistico, contro l'ideologia delle magnifiche sorti e progressive che ha sostituito l'antica religione e che ha ricoperto i lumi settecenteschi. Gli uomini vogliono di nuovo mettere tra se stessi e la dura realtà uno schermo. Leopardi chiede di non farlo, di nomare apertamente le cose e di guardarle senza insuperbire ma anche senza umiliarsi, come la flessibile ginestra sul dorso del Vesuvio che ha ricoperto un pezzo di mondo classico. Qui, sull'arida schiena del formidabil monte sterminator Vesevo, tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata ginestra, contenta dei deserti. A queste piagge venga colui che d'esaltar con lode il nostro stato ha in uso e vegga quanto è il gener nostro in cura all'amante natura. Sovente in queste rive che desolate a bruno veste il flutto indurato e par che ondeggi, seggo la notte e sulla mesta landa in purissimo azzurro veggo dall'alto fiammeggiar le stelle, e poiché gli occhi a quelle luci appunto ch'allor sembrano un punto e sono immense in guisa che un punto a petto a loro son terra e mare veracemente, a cui l'uomo non pur ma questo globo ove l'uomo è nulla sconosciuto e del tutto, e quando miro quegli ancor più senza alcun fir remoti nodi quasi di stelle che a noi paion qual nebbia, che sembri allora o prole dell'uomo. Leopardi, come tutti gli artisti geniali, era certamente troppo in anticipo sul suo tempo per che il suo messaggio rivoluzionario potesse essere capito. Bisogna però aspettare nel 1858 il famoso saggio di Francesco De Santis su Schopenhauer e Leopardi, in cui si parla della poesia del dolore leopardiana, per avere un cambiamento di rotta nella interpretazione di Leopardi. La svolta maggiore che veramente dà una visione globale dell'intera opera di Leopardi è quella del secondo dopoguerra. C'è stata una grande attenzione al suo Zibaldone, così come c'è stata una nuova rivisitazione proprio del personaggio Leopardi come modello esistenziale e intellettuale che lui ha saputo costruire. Il 14 giugno del 1837 il conte Giacomo Leopardi muore. Scompare l'uomo combattivo, scompare il filosofo, scompare il poeta coraggioso che ci ha voluto rivelare quel che nessuno aveva voglia di guardare, il vero. La visione critica del Leopardi
rispetto all'immagine di un Leopardi immobile, astorico, spettatore alla finestra, dalla vita strozzata, incapace di svolgimento e di risposta profonda ai problemi del suo tempo. Egli ci appare, ripeto, tanto vivo per noi nella sua grande poesia, nella sua suprema lezione di stile, non malgrado ma in forza del vigore inesausto dei suoi problemi spirituali e morali, della radicalità della sua diagnosi e consapevolezza della situazione dell'uomo, creatore supremo di miti poetici, ma al culmine di un'assidua lotta contro ogni mito e inganno retorico, di un assiduo sviluppo del suo impegno di verità e di responsabilità. Il resto è mito, il resto è favola. Il resto sono le illusioni in cui noi, uomini bambini, continueremo a naufragare. Bellissima fanciulla, bella morte pietosa, chiudi alla luce questi occhi tristi dell'età reina.